Vincenzo Agostino nel 1989 e la consorte signora Augusta nel 1989 persero il proprio figliolo, poliziotto ucciso dalla mafia, perse la vita anche la moglie e il bambino che la povera donna aveva in grembo. Sono passati tanti anni da quel maledetto 1989. La forza di due genitori che credono nella legalità, che fanno sì che quella esperienza triste, drammatica, tragica sia un seme che è marcito nel terreno per germogliare, per far germogliare la legalità, l'educazione alla legalità. Sì, quel seme oggi è testimone. Testimone qui, come voi vedete, questi ragazzi che vengono da ovunque parte d'Italia per ricordare domani, purtroppo, ci sono 25 anni della strage di Borsellino, Walter Molino, Emanuele Loi, Agostino Catalano e Walter Cusino, mi sembra che l'ho detto, Emanuele Loi e le mule. Quattro ragazzi che hanno indossato la divisa per servire lo Stato e per essere gli angeli custodi di Paolo. L'hanno ascoltato qui, in questo luogo. Domani sono 25 anni. E 25 anni quando uno si sposa fa le nozze d'argento. Dopo domani ci sarà, credo, qualche nastro d'argento. Non per ricordare, perché loro sono qui con noi, perché hanno germogliato. Hanno germogliato. Vede, ne hanno ucciso qua 5, 6, 10, 20. Guarda quante centinaia ci sono che sono nati di quelle stragi. Noi diciamo oggi, lo Stato corrotto deve andare a casa, lo Stato che non c'è, questi ragazzi lo devono comporre loro, sta a loro la scelta di queste germoglie che si sono create, sta a loro costruire lo Stato nuovo, uno Stato di legalità. Uno stato di gioia.